Una giornata importante per la città, anche l'Ordine degli Avvocati di Milano risponde presente alla commemorazione dedicata all'avvocato Giorgio Ambrosoli. Ricorrono oggi 44 anni dall'assassinio. Nella memoria le testimonianze che tracciano il profilo dell'uomo, del professionista onesto, una traccia tangibile del contributo al buon esempio della biblioteca, del Palazzo di Giustizia, che oggi ne porta il nome. 11 luglio 79, 11 luglio 2023, sono passati 44 anni dall'uccisione di Giorgio Ambrosoli, una testimonianza per un avvocato che per la nostra comunità forense significa tanto, tantissimo, un principio, una testimonianza, la consapevolezza che essere avvocati viene prima di ogni cosa, anche prima della propria vita. L'esempio di vita di papà, la sua testimonianza di vita come uomo e come avvocato, come è ricordato in quella lapide, è una di quelle testimonianze che aiutano gli avvocati a concentrarci e a riscoprire in tante circostanze le ragioni della nostra professione. Ha dimostrato che è possibile fare la nostra professione esclusivamente nell'interesse del Paese. Certo, avevamo un incarico istituzionale che rende più facile inquadrare la finalità di pubblica rilevanza rispetto a quello che apparentemente può essere con un incarico di carattere professionale rivolto alla tutela di una parte, ma sappiamo come in realtà questa situazione sia semplicemente, tra virgolette, una finzione, perché anche nella tutela dell'interesse di una parte c'è e può esserci, se la professione è fatta per come deve essere fatta, la tutela dell'interesse superiore dell'affermazione della giustizia e soprattutto del diritto. L'esempio di papà è qua, a 44 anni dalla sua morte, oggi ancora vivo ad accompagnare anche tanti giovani colleghi nella scoperta delle meraviglie della nostra professione, delle tante ragioni di gratificazione che può dare, del tantissimo impegno, addirittura dell'abnegazione che richiede, ma tutto per affermare le ragioni dell'esistenza di ciascuno di noi.